Ricostruzione dati sito SRA in corso. Ci siamo. Rimani in zona finché non avrò scaricato dati a sufficienza sul server. Download completato, ma mi servono più dati. Ti mando le coordinate di una nuova posizione. Che meraviglia! Con i dati delle infrastrutture di sorveglianza, dei droni CTOS in zona, degli optic dei civili e delle telecamere, sta ricostruendo ciò che è successo in questo luogo 24 ore fa. Stupendo! Ok, sto accedendo a optic, telecamere del CTOS, microfoni, laptop. Dimmi, secondo te il Circe li usa per spiare la gente che ci dà dentro? Porca merda, a pensarci immagino che li usino solo per quello. Ci hanno fottuti, Bugly! Oh merda, riesci a seminare i tuoi nuovi amichetti? Prova a invitarli a vedere le diapositive delle tue vacanze. E che cazzo, va bene. Trasferimento completato. Mi manca un ultimo set di dati, ti invio le coordinate di una nuova posizione. Attenzione, sta subendo troppi danni, ancora qualche colpo ed è andato. Ricostruzione dati sicuro. Tutti partiti per catturare il sospetto. Che cazzo devo fare con sti affari? Non devono distruggere il server prima che io abbia finito. Esci dal veicolo e occupati di loro. Sparagli, lanciagli dei sassi, abbatti la loro autostima, qualsiasi cosa, basta che io riesca a completare il trasferimento. Al di
riparo. Benissimo, fatto. Ora faremo meglio a sbarazzarci del server e di tutte le ditate che ci abbiamo lasciato sopra. Ti ascolto. Sovraccaricherò il server e scatenerò un picco energetico che friggerà la batteria. L'impulso elettromagnetico dovrebbe sia liberarci dei droni che distruggere il server. Un consiglio, scappa. Ci è mancato poco. Sì, siamo tutti molto colpiti dalla tua sopravvivenza. Ma bando ai festeggiamenti, c'è già una nuova missione. Ho una pista che potrebbe fare un po' di luce su Zero Day e gli attentati di cui ci hanno accusati. Ho intercettato un segnale cifrato dal sito della conferenza Toan che trasmette in loop dalla sera dell'attentato. Va a dare un'occhiata. Magari è l'occasione giusta per provare quel gadget RA che abbiamo rubato, anzi, espropriato. Mi stai a sentire? Aspetta! No. Porco cazzo, qui dice sicario! Come minchia avrà fatto a non farsi arrestare? Che storia, porco cazzo! Sto posto era pieno di gente. Ora fa venire la pelle d'oca. Gli attentati sono avvenuti mesi fa, ma nessuno ha fatto niente per ricostruire il sito. Strano, visto che l'edificio dovrebbe essere in ricostruzione. È giusto un po' sospetto. Sei un tipo sveglio. Cosa devo cercare, Bax? Un qualsiasi tipo di dispositivo da cui possa provenire il segnale. Sembra che arrivi dalle macerie. Ah!
Sparano! Ci siamo. Il segnale proviene da questo frammento di Spider-Bot. Non sappiamo ancora a chi appartenga. È a pezzi? Che ci fa qui? Difficile a dirsi, ma con una ricostruzione in RA forse riusciremo a capire cosa gli è successo e se è legato all'attacco. Accedi ai ripetitori qui intorno e potrò raccogliere abbastanza dati per creare una ricostruzione in RA. Altri due ripetitori. Ancora uno e ci siamo. Dovrebbe essere sufficiente. Ora mi basta estrarre l'audio da questa traccia, il video da qui e... fatto. Torna dove hai trovato quello Spider-Bot e avvierò la ricostruzione in realtà aumentata della notte dell'esplosione. Ricevuto. Ricostruzione dati sito SRA in corso. Hai portato la roba? Cazzo, dici che abbiamo compagnia? Mai fidarti di un Kelly. Quella merda era del clan Kelly. Sono stati quegli stronzi a mettere le bombe? Credo abbiano agito da fornitori. Aveva tutta l'aria di uno scambio. La tipa decisamente non c'entra niente coi Kelly. Dici che è di Zero Day? Beh, non startene l'impalata. Continua a cercare. Chi lo controllava quello Spider-Bot? Ne sai niente, Bugs? Ho terminato di decrittare il segnale inviato dallo Spider-Bot e anche se non riesco a risalire a un utente specifico, posso dirvi che è un codice usato dalla polizia metropolitana. Cristo! Quindi gli sbirri sapevano dello scambio? La ricostruzione continua oltre quelle macerie. E come? Con la polverina magica o con un tunnel quantistico del cazzo? Per sviluppare la tecnologia per un tunnel quantistico ci vorranno almeno 10 anni. Ma gli Spider-Bot e i droni sono qui oggi. Se non ti va di aspettare, puoi provare con uno di quelli. Giusto, giusto. Il riconoscimento facciale è necessario.
Perché non punti i tuoi occhietti da essere umano sul carico del furgone? Ricevuto. Nitroammina RDX. E lo stesso sistema di detonazione usato nelle bombe piazzate al Parlamento. La cazzo di firma di Zero Day. Muoviti, abbiamo altre consegne da fare. Li hanno assunti per rifornire gli obiettivi. Non sono affari che ti riguardano. Di un cazzo fottuto. Zero Day ha usato diversi gruppi per piazzare le bombe. È un modo per riuscire a portare a termine un attacco coordinato su larga scala senza lasciare tracce. A Zero Day servivano uomini e risorse, ma doveva averli sempre a disposizione. Non servono chissà quali doti da detective per capire che tanto al Clan Kelly quanto ad Albion la situazione ha fatto comodo. Sfortunatamente non possiamo apprendere altro dalla ricostruzione in R.A. Ma se riuscissimo a trovare la gente che stava spiando con lo Spider-Bot, credo che potremo saperne di più. Ah, guarda cos'ho! Il numero di serie dello Spider-Bot indica che 3 anni fa apparteneva a New Scotland Yard. Forse alla stazione di polizia potremo avere altre informazioni su chi lo utilizzava e perché. Quindi gli sbirri lo sapevano che il DedSec non c'entrava niente e non hanno detto nulla lo stesso. Pezzi di merda. La gente aveva il diritto di sapere. Per saperne di più possiamo solo indagare a New Scotland Yard. Collaborare? E adesso? Sospetto nella vostra area, potenzialmente armato e ostile. Ricevuto. Vado verso il sospetto. Siamo all'inseguimento, ripeto, siamo all'inseguimento. L'aspettativa di vita è molto. Abbiamo perso di vista il sospetto, ispezioniamo la zona. Dell'Office for National Statistics. Su GBB, le ragioni di questo dato preoccupante. Tutte le unità. Basta così, il sospetto è sparito. Cazzo, Albion ha preso possesso della stazione. Ha preso il controllo dell'intero corpo di polizia. Come a dire, se le tue forze armate private non ti soddisfano, puoi cercartene delle altre. Ste merde di Albion quasi mi fanno rimpiangere gli sbirri.